Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Buona giornata e buon Natale, carissimi amici. Oggi, come vedete, abbiamo due novità. Innanzitutto il mio saluto. Non è stato Cristo risorto, ma le parole del Vangelo di Giovanni al primo capitolo che tra poco ascolteremo. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco il saluto che vi vogliamo dare dall'inizio di questa giornata. E la seconda novità è che oggi sono proprio in questo oratorio di San Carlo, nella nostra parrocchia di Callabiana, dal quale voglio darvi l'annuncio della nascita di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Ascoltiamo insieme il Vangelo e la messa del giorno di oggi, Giovanni 1:1-18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Amen. Cari amici, che gioia oggi poter davvero annunciare che Cristo, nostro Salvatore, è nato. Che gioia oggi essere soprattutto illuminati da questa parola. Se il Vangelo della notte di Natale che abbiamo avuto nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, abbiamo letto che era Luca, quindi la nascita di Gesù Cristo, come un angelo è apparso ai pastori, ha dato questo annuncio, gli angeli hanno cantato il Gloria e sono andati in paese a Betlemme a vedere questa mangiatoia, il Salvatore che è nato. Ecco che invece oggi, giorno di Natale, 25 dicembre, respiriamo un'aria ancora più universale. È Giovanni che ci accompagna, l'Evangelista, che ci parla in un modo molto profondo. Non si parla soltanto di una scena natalizia come è qui attorno a me e come può essere la nascita del bambino Gesù in una mangiatoia, ma anzi Giovanni, che è davvero profondo, e pensate addirittura che questo Vangelo è stato usato ed è nato soprattutto per i catecumeni, per coloro che dovevano
iniziare un cammino di fede, iniziare a conoscere Dio che si è fatto carne. Questo incipit di Giovanni parla di Dio che ha creato ogni cosa e del Verbo suo che era presente dall'inizio. Pensate, l'annuncio di oggi è questo: il Creatore, colui che ha fatto ogni cosa, si è fatto carne. Il Verbo di Dio che ha accompagnato tutta la creazione, tutto ciò che esiste e tutto ciò che ci sarà fino alla fine del mondo, si è fatto carne. Guardate che le parole che stiamo dicendo non sono da poco. Addirittura Giovanni dice: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Oggi che è Natale, possiamo dire che Cristo è venuto nel mondo all'inizio come un bambino, come ciascuno di noi, ma è venuto nel mondo per amore, per salvare, per aiutarci, per salvarci dalle nostre tenebre. Lui è la luce vera. Lui è la luce che illumina ogni uomo. Quante luci noi conosciamo, quante luci possiamo festeggiare oggi, in questo giorno di Natale. Quante persone che non hanno conosciuto Cristo e hanno trovato una piccola luce, ma noi che abbiamo conosciuto Cristo, incontrato Cristo, ecco, siamo orgogliosi di conoscere la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ecco che Giovanni dice: a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Accogliere Gesù significa accogliere il progetto di Dio. Quanto è importante oggi accoglierlo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, accogliere il Salvatore che è venuto davvero. Non è un'idea, un'ideologia, un pensiero, una filosofia. Lui davvero è venuto per aiutarci, per tenderci la mano, per illuminare la nostra oscurità, il nostro buio. E pensate che è così importante la nascita di Cristo che ha segnato la storia. E anche chi non crede in Dio oggi sa che siamo nel 2021, gli anni da quando Cristo è venuto nel mondo, da quando Cristo ha segnato la storia, ha detto: io amo ogni uomo, io sono venuto per essere accolto da ciascun cuore, da ciascun uomo, da ciascuna famiglia, per aiutare, per portare la luce vera. E tra qualche giorno festeggeremo il 2022, ma lo festeggiamo proprio dopo 2022 anni che è nato Cristo. Quindi, fratelli e sorelle, è importante oggi nelle nostre case, ma nella nostra vita, in modo personale, dirgli: Signore Gesù, io ti accolgo. Io accolgo te come la mia luce vera, come il mio unico aiuto, l'unica persona che può riempire il mio vuoto, che dà un senso alla mia vita, che dà speranza al mio futuro. Grazie davvero, Signore, perché sei venuto per me, che non me lo meritavo. Grazie, Signore, perché sei venuto per essere accolto. Sei venuto come un bambino, sei venuto e ti sei donato a me tra le mie braccia. Signore, io ti accolgo oggi, accolgo te nella mia vita e proclamo che sei il mio Salvatore, la mia salvezza. Grazie perché tu vieni oggi a portare una nuova gioia e ti voglio accogliere non solo io, ma anche tutta la mia casa. Voglio accoglierti credendo nel tuo progetto, in quello che tu hai fatto per me. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, accogliamo oggi questo bellissimo slogan di Giovanni 1:9: veniva nel mondo la luce vera. Amen. È già venuta nel mondo, è già qui in mezzo a noi, l'Emanuele, il Dio che non ci abbandona, che possa davvero accompagnarvi in questo Natale. Io, la mia comunità, i miei fratelli e le sorelle dell'Oasi di Biella,
e anche i parrocchiani delle parrocchie di Strona, Veglio, Camandona e qui Callabiana, da questo oratorio di San Carlo. Vi auguriamo un buon Natale, che il Signore vi dia quanto gli avete chiesto nel vostro cuore. E vi lascio anche in compagnia di alcune immagini di questo presepe bellissimo, meccanico, che è possibile tra l'altro venire a visitare tutti i giorni fino al prossimo anno, qui nella parrocchia di Callabiana, in modo che ci possa accompagnare giorno dopo giorno in questa atmosfera natalizia, perché Cristo è nato per noi. Ci vediamo domani, grazie che mi avete accolto, ciao! Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è